Perché hai fatto tutto questo? Perché mi hai portato a questo punto? Perché mi tormenti così orribilmente? Ecco, così colpisci ancora. Forza! Ma perché? Perché? Cosa ti ho fatto? Cosa? Di che cosa hai bisogno? Di che cosa hai bisogno? Di non soffrire. Vivere. Ma come? Vivere come vivevo prima. Bene. Piacevolmente. Bene, piacevolmente. Era stato qualcosa di effettivamente piacevole, che sarei pronto a rivivere, se potessi tornare. Ma io sono più quello dei momenti piacevoli. Il matrimonio. Atto casuale. E la delusione. E il profumo della bocca di quella donna. La sua sensualità. Inganno. E quel lavoro morto, le preoccupazioni finanziarie, così 1 anno, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni, sempre lo stesso. E quanto più vivevo, tanto più la morte era la mia vita. Era come scendere da una montagna, immaginando di salire. Per la gente io salivo su quella montagna, mentre sotto, nella stessa misura, la mia vita sfuggiva. È finita. Devo morire. Ma come mai? Perché? Non è possibile! Non è possibile che la vita sia stata così insensata, così ripugnante! Se proprio così ripugnante e insensata, allora perché morire? Morire soffrendo? C'è qualcosa che non va. Forse non ho vissuto come dovevo. Ma sono sempre fatto tutto secondo le regole. Cosa vuoi adesso? Vivere? Vivere come? Vivere come si vive in tribunale quando l'usciere annuncia entra la corte. Entra la corte. Entra la corte. Eccola qua la corte.
Ma io non sono colpevole. E allora, perché? A cosa serve tutto questo? Ho vissuto sempre secondo le regole. Non voglio pensare ad altro. Davvero la morte? Perché questi tormenti? Così? Niente. E se penso a come ero solo 3 mesi fa e a come sono ora, vedo la mia progressiva discesa dalla montagna. Non ho più speranza. Non ho più speranza. Mia solitudine, che non potrebbe essere più completa in nessun altro luogo, né in fondo al mare, né sottoterra. Non riesco a pensare che quando ero piccolo le prugne francesi secche, rinzose, crude della mia infanzia, il loro sapore straordinario, la saliva che mi si formava in bocca quando arrivavo al nocciolo, e la bambinaia. I giocattoli. No, no, non bisogna pensarci, fa troppo male. Questo marocchino è caro, poco resistente. Abbiamo anche litigato col tappezziere. Ma prima c'era stato un altro marocchino, un'altra lite, quando... Sì. Quando strappammo la cartella di mio padre e ci castigarono, e la mamma ci portò dei dolci. La sofferenza si fanno sempre peggiori, così va avanti. E così tutta la vita è andata avanti, diventando sempre peggiore. All'inizio della vita, là, c'è un punto luminoso. Poi le cose sono diventate sempre più precipitose, con la velocità inversamente proporzionale al quadrato della distanza dalla morte. La vita, una serie di sofferenze accelerate. Precipita sempre più velocemente verso la fine, verso l'ultima e più terribile sofferenza. È così, io precipito. Non si può fare resistenza, ma almeno capire. Lo scopo di tutto questo. Anche questo è possibile.
Ma una spiegazione potrebbe essere quella che io ho vissuto come non dovevo vivere. Era assolutamente inammissibile. Tutta la mia vita è stata secondo le regole. Nella correttezza, nel decoro. Non è possibile ammettere una simile spiegazione. No. Non c'è nessuna spiegazione. La sofferenza, la perché? Forse potrebbe essere vero che non ho vissuto la mia vita come dovevo viverla. Ma se è così, se esco dalla vita con la consapevolezza di avere distrutto tutto quello che mi era stato dato, di non poter più rimediare. Allora, cosa ho fatto? Stamattina che ho visto? Il cameriere, poi mia moglie, poi mia figlia, poi il dottore. Ogni loro movimento, ogni loro parola. Sì, è proprio così. Ecco, sì, tutto ciò di cui ho vissuto, tutto sbagliato, un orribile, enorme imbroglio, nascondeva la vita. Sbagliato. Tutto ciò di cui ho vissuto e vivo è menzogna, inganno, e mi nasconde la vita e la morte. Mia sofferenza. Come semplice. E il dolore. Dove sei? Dolore. Resta pure lì. E la morte. Dov'è? Ma quale morte?
Non c'è neanche la morte. Vedo una luce. È così. Che gioia. Per lui tutto si era compiuto in un attimo e il significato di quell'attimo non cambiò più. Per i presenti la sua agonia durò ancora 2 ore. Qualcosa gorgogliava nel suo petto. Il suo corpo esausto sussultava. Poi il gorgoglio e il rantolo si fecero sempre più rati. È finita, disse qualcuno su di lui. Egli sentì quelle parole nel suo animo. Morte, disse a se stesso. Aspiro l'aria e a metà respiro si distese e morì.